le tre nuove pretese, nuovissime pretese del fisco che potrebbero distruggere un imprenditore digitale. Sono tre pretese freschissime che sono il frutto della rivoluzione digitale di questi ultimi tempi, accelerata in maniera direi eccessiva dal Covid degli ultimi due anni, di cui nessuno parla e che però tu, se sei un professionista, un imprenditore digitale, devi prendere in considerazione per poterti salvare la pellaccia. Quali sono? Te lo dico tra un attimo. Ciao, sono Luca Tagliatele e tu sei sul canale Tax Planning Internazionale. Per rimanere aggiornato sui nuovi video, mi raccomando, iscriviti e clicca like. Di cosa parliamo oggi? Parliamo di tre problemi importanti, importantissimi, di cui nessuno parla, o se ne parla tra gli accademici, diciamo in maniera tale che voi non possiate comprendere assolutamente nulla, perché chiaramente se ne parla in aramaico, ma sono tre problemi importanti che in qualità di imprenditore digitale o anche di nomade digitale potrebbero darti problemi, potrebbero addirittura creare dei problemi di tassazione tali da distruggere completamente quello che hai creato. Non è un allarmismo, non è il solito allarmismo, diciamo clickbait. Se mi conosci sai che non sono il tipo da chiedere like con titoli che non corrispondono al contenuto del video. Sono tre problematiche importanti che in qualità di imprenditore digitale devi prendere in considerazione in maniera tale da poterle prevenire, perché come sai nella fiscalità, così come nella medicina, la prevenzione è tutto, ma non sono qui a fare, diciamo, lo sponsor per i miei amici medici. Quindi quali sono queste tre problematiche? Partiamo subito e vediamo soprattutto da cosa sono causate e per quale motivo se ne sta parlando. La prima è il cosiddetto POEM, lo ribadisco, perdonate chi mi viene in inglese, POIM, cioè POEM, tradotto Place of Effective Management, cioè che cosa è? Il punto è da dove amministri la tua società. Perché facciamo il conto che tu sia un imprenditore digitale piuttosto che un nomade digitale nella sua accezione, diciamo, più positiva, ok? Quindi sei uno che ha un lifestyle che lo porta in giro per il mondo. Ora, potresti aver incorporato nel corso del tempo, sia offline che online, a seconda di quando hai cominciato, della tipologia di business che fai, una società ovunque nel mondo, perché obiettivamente quello che è possibile fare oggi non era possibile 10 anni fa, per così dire. Quindi tu potresti aver incorporato, un esempio, la tua società in Estonia e vivere in Thailandia, piuttosto che in Cina, piuttosto che dove ti pare, magari anche cambiare la tua residenza di 6 mesi in 6 mesi, non tanto per un motivo fiscale, ma proprio per un motivo di lifestyle, ok? Ti piace girare in mondo. Si pone un problema di esterovestizione, questo è il place of effective management fondamentalmente, cioè stai amministrando quella società da dove, per quanto tempo. Tecnicamente questo è uno dei principi di attrazione della tassazione utilizzata da tantissime giurisdizioni, quindi se tu giri in continuazione tecnicamente potresti trovarti tra 5 anni pretese di 5, 6, 7 paesi diversi che in qualche modo sono riusciti a capire, sanno che tu, ma non è diciamo trascendentale saperlo evidentemente, nel terzo millennio che hai vissuto lì per più di 6 mesi o per più di quei giorni che ti configurano come un taxpayer, come un contribuente di quel paese, per esempio in US, per esempio in UK, per esempio in India esiste un presence test, non ci si basa sui 183 giorni canonici all'interno dell'anno civile. In quel caso potremmo trovarci una pretesa, una richiesta del fisco di quell'autorità che ci dice: guarda, nel 2000X tu eri residente da me e io mi risulta che tu hai una società in Estonia, mi devi pagare le tasse. Quindi questo è il primo problema, boom, lo portiamo a casa e non ce lo dimentichiamo. Il secondo problema è quello invece della stabile organizzazione personale o agent, cioè ugualmente se non sei un imprenditore, ma vale anche in questo caso, ma ti faccio un esempio più semplice, diciamo più potabile, come si dice a Napoli, perdonatemi, ma il partenopeo che in me poi ogni tanto deve emergere. Quindi se tu sei il freelance di una società che ti paga perché magari sei il copy, sei il content creator di questa società, di nuovo tu giri per il mondo. Facciamo un esempio più intelligente, chiedo scusa, sei il venditore di questa società, quindi fai concludere contratti in nome e per conto di questa società che magari si trova in UK, wherever, tu giri il mondo e anche qui di nuovo ti fai 6 mesi, 1 anno, 2 anni, Spagna, Portogallo, Francia, Cipro, qualsiasi location. A questo punto stai configurando per il fisco una stabile organizzazione personale, una agent P, permanent establishment, per conto della società che ti sta pagando come venditore. Ed è
sono problemi importanti perché in teoria si potrebbe ti potrebbero chiedere parte del fatturato che hai creato per conto dell'altra società, quei contratti che hai fatto sottoscrivere nome per conto dell'altra società, della società UK, quel fatturato generato in UK potrebbero chiedertelo di tassare nel paese dove hai fatto sottoscrivere i contratti. Per cui di nuovo, anche in questo caso, tra 10 anni ti potresti trovare con le pretese di 10 fischi terribili, 10 fisco, 10 autorità tributarie differenti che ti dicono guarda, in realtà, e quindi stai creando un danno in realtà non tanto a te stesso ma alla società che ti ha pagato. Numero 2. Numero 3, altro problema, è quello legato invece al più grande di tutti, su cui poi torneremo con degli aggiornamenti ad hoc, perché questa è una svolta epocale, sia sotto un profilo di accertamento da parte delle tax authorities, di pretesa da parte delle tax authorities, sia sotto un profilo di prevenzione da parte dei contribuenti, che è quello della cyberorganizzazione digitale. Qui è un casino che la metà basta, perdonatemi il francesismo, perché diciamo che il fisco, ma non solo quello italiano, di nuovo, diciamo quello internazionale su direttive OCSE, sta andando a tassare o a provare anche questo, anche a causa della diciamo a causa o per a causa o grazie punti di vista dell'Unione Europea, diciamo che l'intenzione è quella di andare a tassare una stabile e una significativa presenza economica su un determinato mercato. Cioè si va a dire all'imprenditore digitale guarda che se il tuo mercato di riferimento è in un determinato paese, ma tu poi lì però non hai niente, non hai un conto corrente, non hai un agente, non hai un dipendente, non hai un magazzino, a me non interessa, ti tasso ugualmente perché la tua presenza economica è significativa all'interno di quella giurisdizione. Questa è una norma che è già presente all'interno del testo unico italiano, all'articolo 162 per quanto riguarda la stabile organizzazione digitale. Che cosa significa? Non lo sa nessuno, come va interpretata è arduo, che cos'è la presenza significativa economica evidentemente non si presta all'interpretazione né letterale né analogica, se posso permettermi, in questo momento, però questa è la direzione che dobbiamo prendere in considerazione, perché sono pretese che nascono per i grossi gruppi multinazionali, ma potrebbero affliggere anche i nostri business, che soprattutto se ci occupiamo come me di web. Io sono Luca Taglieratera, spero di averti chiarito le idee riguardo alle direzioni da prendere in materia di prevenzione. Dubbi, approfondimenti, clicca il link in bio. Noi ci rivediamo nel prossimo video.